Al corso di storia della musica abbiamo studiato i generi musicali, incluso l'hip hop, che è nato a qualche isolato di distanza da qui, nel Bronx. Perciò per il nostro episodio di oggi di Barbie la vita in città vi porterò lì, così ne sapremo di più sulla musica e sul posto. Barbie! Rafa! Pausa scatti carini! Io! Questo è uno dei miei migliori amici di scuola, il più alla moda, Rafa! Hola! Sono al settimo cielo! Siamo diretti Boogie al Boogie Down Bronx! Io e Rafa siamo appassionati di musica e ascoltiamo di tutto, dalla samba alla disco all'elettronica. Sì! Al reggae, R&B e pop! Vai! Ma la cosa bella è che l'hip hop è stato influenzato da tutti questi generi musicali e ha contribuito alla nascita di molti altri. Quindi prendiamo la metro e andiamo da Brooklyn al Bronx! Il luogo di nascita dell'hip hop! Aspetta, quella è... Laila! Questa è Laila, il più incredibile tecnico del suono di New York. Ha aiutato me e Malibu a registrare i nostri brani. Beh, è tutto più facile quando si lavora con talenti come voi. Che cosa ci fate dalle mie parti, ragazzi? Impariamo tutto sull'hip hop per il corso di Brooklyn sulla storia della musica. Oh, tempismo perfetto. Sto andando al mio negozio preferito nel Bronx a cercare della nuova musica. Vi andrebbe di... venire con te? Oh, certamente! Sì, per favore! Oh, vi prego, non fatemene pentire. Al corso ho imparato che la musica hip hop è stata creata nel Bronx da teenager di colore e da ispanici, proprio come noi. Già, proprio in questo quartiere. Il mio insegnante ha detto che è diventato popolare con le feste di quartiere, dove si ballava e si ascoltava la musica. Beat Street! Dici di più su questa musica, Laila. Farò qualcosa di meglio. Vi mostrerò come si realizza. Questo negozio vi permette di ascoltare i dischi prima di comprarli. Wow! Questo è un disco fantastico! ICB e i Cold Boys! Ah, è quasi impossibile trovarlo in giro! A quel tempo, i DJ mettevano due dischi uguali su due diversi giradischi. Poteva trattarsi di disco, funk, R&B, qualsiasi cosa con un bel ritmo. Suonavano le parti più funky e più ballabili delle basi con percussioni. Poi le riproducevano di continuo, generando il cosiddetto Black Beat. Ragazze, roba forte! Ti viene voglia di ballare, vero? Mm-hmm. DJ e cantanti hanno iniziato a rimare sulle basi e così è nata la musica hip hop. Lo sentite? Oh? L'intera strada ha del ritmo! Spero che ai nostri spettatori sia piaciuto saperne di più sul Bronx e sulla sua musica, proprio come a noi. Ehi, abbiamo appena lanciato la nostra festa di quartiere improvvisata. È così che funziona, sì! Sì. Allora alla prossima, TSA! E ricordate, TSA sta per Tu sei amato! Da Barbie è tutto!